il movimento alla fine voleva passare alla storia, no? E qualcuno alla fine ha frainteso ed è passato alla cassa. Ma spesso si pensa alla rete come uno strumento di comunicazione. Infatti molti poi hanno usato la rete e hanno pagine con tanti fan su Facebook, probabilmente quello è il segreto. In realtà la rete deve essere vista come non come uno strumento di comunicazione, ma non solo uno strumento di comunicazione, ma uno strumento di organizzazione. Ed è l'utilizzo della rete come strumento di organizzazione che ha permesso al movimento di diventare quello che poi è stato, di andare al governo, di partire da magari strumenti come un blog, come i meetup, che erano tutti strumenti che permettevano di modellare un'organizzazione, modellare una comunità, dare dei ruoli alle persone. Quindi quello che oggi chiamiamo Platform Society è qualcosa di modellato grazie a strumenti che permettono alle persone di partecipare in modo attivo e di dare dei ruoli a queste persone all'interno di un'organizzazione. Che cosa non ha funzionato? Che cosa è andato storto poi che ha fatto diventare il Movimento 5 Stelle quello che è oggi e non quello che suo padre avrebbe voluto che fosse? Ma io penso che il fardello dell'essere speciali è qualcosa di molto pesante. Il fatto di essere vicini ad altre persone, magari in Parlamento in particolare, quelle persone al banco accanto che non restituiscono, la persona al banco accanto non deve rendicontare, non deve spiegare, non deve coinvolgere gli iscritti del proprio organizzazione per magari depositare una legge, non deve essere soggetto a un voto magari della stessa comunità. È molto più facile essere normali, non dover spiegare la propria differenza rispetto agli altri, e quindi man mano questa omologazione verso il basso, a mio avviso, è successa. Il movimento cominciò con il WAF, a proposito di leggerezza anche del linguaggio. Oggi Gian Roberto Casaleggio a chi direbbe WAF? Ma sicuramente alla stessa categoria di persone, poi magari le persone sono cambiate, sono aumentate magari. Le persone che si considerano casta, le persone che pensano di essere superiori agli altri per il ruolo che hanno. Inizialmente c'erano i cittadini portavoce, il Movimento 5 Stelle ha portato in Parlamento, ma anche in altre istituzioni, tantissimi cittadini portavoce, diventati senatori, deputati, consiglieri regionali, che però poi non hanno dimostrato di essere diversi da quelli che criticavano, che contestavano, la famosa casta. Questo perché si è fatto largo dentro il movimento all'epoca chi era più furbo, o perché fondamentalmente chi fa politica poi alla fine non è diverso da chi già c'era? Sicuramente c'è un tema legato all'organizzazione, al conflitto di interessi nell'organizzazione. È necessario avere degli organi che siano scevri da questi conflitti di interessi, perché sennò se le persone che garantiscono le regole poi ne beneficiano direttamente, ovviamente quelle regole poi verranno pian piano modificate. Se una regola si può infrangere, allora si possono infrangere tutte le altre, e questo ha creato un effetto degenerativo poi alla fine all'interno del movimento. Se si può non votare un capo politico in modo aperto, allora magari si può anche non restituire, si può anche violare il programma, si può anche fare altre cose, semplicemente perché è una cosa catena. Che cos'è per lei la gratitudine? E se questo sentimento poi l'ha incontrato nel movimento di cui lei comunque ha fatto parte? Ma devo dire che è diffuso una sindrome che la dottoressa Parsi, la professoressa Parsi, descrive come la sindrome rancorosa del beneficato. Ed è una sindrome che arriva quando una persona non riesce o riceve un beneficio talmente grande
che non riesce a restituire il favore. E questa sindrome, devo dire, che è molto diffusa. Non mi riferisco a me, ma alle migliaia di attivisti che hanno donato il loro tempo perché alcune persone potessero entrare nei palazzi e lo hanno donato in modo così scevro da qualunque interesse diretto. Queste persone oggi si sentono tradite. Ci spiega il progetto Camelot, che cos'è? Certo, ci sono tantissime cose che sono successe in questi 20 anni che ci hanno permesso di creare un know-how molto specifico sulla partecipazione, sul coinvolgimento legalmente riconosciuto, e questo lo abbiamo portato al di fuori della politica in tutti i contesti in cui le persone possono e devono partecipare, dalle federazioni sportive piuttosto che quelle degli imprenditori, piuttosto che le scuole, le università, tutti i contesti in cui c'è un obbligo di voto per la rappresentanza, per la ratifica di un bilancio, ma c'è anche una grande opportunità di creare spazi di partecipazione, come per esempio il bilancio partecipativo nei comuni o quello all'interno delle aziende stesse. Davide, volevo chiedere una cosa sull'intelligenza artificiale, se lei ne fa uso, se per lei è una risorsa o se invece è un qualcosa di cui avere paura. Io penso che l'intelligenza artificiale oggi sia la tecnologia che più di tutte le altre cambierà la nostra economia e la nostra società. In passato ci sono state delle tecnologie che hanno avuto un impatto potenzialmente simile, come per esempio l'elettricità. La vera differenza è che l'intelligenza artificiale non ha bisogno di infrastrutture, non ha bisogno di cavi, non ha bisogno di lampadine che devono essere attaccate da qualche parte. Per questo ci sarà un'accelerazione molto più veloce per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, perché può essere cablata direttamente nell'infrastruttura che oggi noi abbiamo. Non sarà una questione di 50 anni, decine di anni, sarà una questione di decine di mesi. Per questo probabilmente vedremo già nel prossimo anno, quest'anno probabilmente sarà ancora un anno di sperimentazione, ma nel prossimo anno vedremo industrie intere cambiare grazie all'intelligenza artificiale. Dai, volevo chiederle di spiegarci che cos'è ChatGRT, se è un assistente vocale o qualcosa di più per far dialogare chi non conosceva suo padre con suo padre che purtroppo non c'è più, e che cosa ha rappresentato per lei personalmente Beppe Grillo, uno strumento di marketing, un amico che poi si è perso per strada, insomma che cosa è stato? ChatGRT è stato un esperimento tecnologico, anche qua con l'intelligenza artificiale, perché è un oggetto di intelligenza artificiale a cui abbiamo fatto studiare alcuni libri di mio padre. Probabilmente sarà il nuovo modo in cui noi leggeremo i libri, non leggeremo più un libro di Philip Dick per capire il futuro, non leggeremo più un libro di Platone per capire la sua filosofia. Inizieremo a dialogare direttamente con questi autori, probabilmente sarà un modo nuovo di interagire con la conoscenza. Se io chiedessi a ChatGRT, Gianroberto Casaleggio, chi è Grillo in questo momento, cosa risponderebbe il Casaleggio digitale e che cosa risponderebbe lei? Beppe è stato ed è un grandissimo attore, un grandissimo interprete dei suoi spettacoli. Ovviamente tutta la parte di sviluppo del Movimento 5 Stelle oggi si è persa un po' per strada. E a lei che cosa risponde? Chi è Beppe Grillo oggi? Anch'io rispondo che è un ottimo attore e spero presto di andare anche a vedere un suo spettacolo magari. Davide, lei potrebbe avere mille motivi di astio nei confronti di chi oggi rappresenta il Movimento 5 Stelle, però nei suoi ragionamenti e nel suo sorriso io non leggo astio, anzi leggo molta passione politica. Le faccio una domanda, può anche non rispondermi evidentemente. C'è ancora veramente questa passione politica? Che cosa farà lei nel futuro? Io penso di poter tenere nel futuro quello che ho tenuto anche nel passato. La mia libertà. Di dire quello che penso e di fare quello che dico.